L2B, insieme siamo in me contro te. Benvenuti in una sfida divertentissima. Oggi siamo qui con la Pancake Art Challenge in versione Halloween. Abbiamo qui il prodotto per realizzare i pancake di tantissimi colori e proveremo realmente a disegnare facendo dei pancake, che alla fine ovviamente assaggeremo. Sarete proprio voi a decidere chi sarà il vincitore della sfida e quindi chi avrà fatto i pancake più belli. Ma direi di non perdere altro tempo e dare il via alla sfida. Saluto le trovate. Come prima cosa direi di realizzare una bella zucchetta di Halloween. Quindi abbiamo tantissime con cui ci possiamo ispirare. Wow. Sono spaventose. Ok, io ci sono. Ma io ho anche tanta paura di questa piastra, ragazzi, è bollente. Iniziamo subito con l'arancione. Dobbiamo fare la zucca prima. Zucchetta, sì. Aiuto. Mamma mia, sarà difficilissimo. Già. Io ho fatto un cerchio tutto sgangherato. Aspetta, come devo fare adesso? No, io volevo fare gli occhi, invece si sta chiudendo. Aspetta, devo riempire tutto. Io sto colorando la zucca. Anch'io. Aspetta, però non si colora bene. Lo so, è un po' difficile. Ragazzi, ci vuole molto impegno. Ma soprattutto tu, Luì, non sei molto bravo in arte. Io sono bravissimo. Ti sei dimenticata quando eravamo in classe con la maestra di arte con quegli orecchini strani? Sì, mi ricordo perfettamente. Ok. Ho fatto la forma della zucca. Anch'io. Adesso faccio la parte sopra della zucca. Anch'io. Però tu non puoi copiarmi, Luì. Quindi vedi di smetterla. Ok? Perfetto, io vorrei fare gli occhi, ma come si fa? Il mio sembra un pomodoro, ho sbagliato. Hai sbagliato tutto. Che cavolo, aspetta. Da fare gli occhi cattivi. Aspetta, ok, aggiungo un po' di verde qui dentro, coloro così per bene. No, ho sbagliato tantissimo. Perché adesso il colore va sotto, non deve rimanere sopra, doveva andare sotto. Abbiamo sbagliato, adesso gli occhi non si possono fare. Ma io veramente li sto realizzando perfettamente. No, perché quando poi giri il colore non è sotto. So che non è semplicissimo da capire, però credetemi, abbiamo sbagliato. Quindi direi che possiamo già buttare questo pancake. Non capisco cosa tu voglia dire. Verrà bellissima. Guardate che carina. No, non può risultare così, hai sbagliato. Ti faccio vedere io, prova a girare. Intanto fanno un odorino. No. Che stai facendo, Luì? E ancora era liquida, non era abbastanza cotta. Ma ovvio! Ancora sono liquidissime! Andiamo a girare, ma mi sa che abbiamo combinato un casino. Vado con la prima, voilà! Oh, vediamo la mia. Che cos'è il mio? Un pomodoro arancione. Ma infatti, hai sbagliato tutto. Oh, dai, però la mia sembra una zucca. Ma cosa sembra più zucca la mia? Ma cosa dici? Tu è proprio un pomodoro. Sì, vabbè, e il tuo cos'è? È una zucchetta. Sì, ok, vabbè, abbiamo fallito entrambi. Quindi via queste zucche, grazie. Vai via. No, vai via. Adesso scelgo io e vado a disegnare un pipistrello. Dobbiamo disegnare un pipistrello, Sofì. Via, iniziamo la sfida. Pipistrello, aiuto. Il pipistrello. Allora, come si fanno a leare il pipistrello? No, non iniziare a sgocciolare tutto per sbaglio. Ok. Forse ho sbagliato tutto, ragazzi. Anch'io credo di aver già sbagliato. Perché ho fatto questa cosa? Perché ho sbagliato tutto? Ragazzi, è ufficiale. Non so cosa ho combinato. Ma tu cosa fai? Non lo so. Ok, credo di aver fatto bene. Ma sei molto bravo. Vado a fare gli occhi del pipistrello tutti rossi. Perché il pipistrello la notte vede tutto, ma di giorno non vede niente. Ok. Vado a colorare. Anch'io devo fare gli occhi. Come hai fatto a fare gli occhi? Sei stato bravissimo. Hai rifatto lo stesso errore di prima, Sofì. Adesso se metti il colore sopra non compare sotto. Hai ragione. Ma poi hai sbagliato tutto, io ho unito gli occhi. Ma come gli hai unito gli occhi? Aspetta, ti aiuto. Perché faccio sempre questi errori? Allora facciamo così, faccio gli occhi qui. Io credo di star facendo la bocca più brutta del mondo. Sto cercando di migliorare la situazione. Io vado a colorare? Anche se penso di star peggiorando tutto. Vai Batman. Ok.
Ok, ragazzi, avete capito cosa voglio fare? No, non sembra un fantasmino più che un pipistrello. Ma infatti ha le ali piccolissime. Ragazzi, è super soddisfacente colorare perché i bordi si riempiono da soli, guardate. Già, 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 già. È un pipistrello un po' deforme. Che schifo. Già. Ma tu sei bravissimo. Complimenti. Ho studiato pancakeologia. Esatto. All'università di pancake. Di pancake. Ok, ci sono quasi. Manca l'ultimo pezzettino di ala. E voilà. Ecco fatto. Ma mi stavo chiedendo, i pipistrelli hanno le zampe? Cioè tipo piccione, non lo so. Come le devo disegnare? Bravo, bella domanda. Così. E anch'io dovrei fargliele. Faccio le gambette. È molto bravo. Sei molto bravo. Adesso devono soltanto cuocere. Dai, cuoci, cuoci, velocemente. Cuoci, cuoci, velocemente. E il tuo cos'è? Una macchia tutta nera? Zitto! E ci riuscirò. Tanti triangoli uno vicino all'altro. Esatto. Molto bene. Il teorema di Pitagora. Ma cosa succede? Faccio pure il piedino, dai. Non so perché il mio inizia a fare le bolle. Non va bene. Guardate cosa faccio, ragazzi. Che fai? No, no, non mangiare. Dobbiamo mangiare alla fine. Aspetta. Che bontà. Ma come che bontà? Aspetta un attimo. Che fai ancora? Sto cercando di riempire i buchini che si stanno formando con la cottura. Io non li riempio neanche, ragazzi. Cioè, capite che mi sa che è abbastanza inutile. Vedremo alla fine. Mi sa che ci siamo, giro. Dai, 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 vediamo la schifezza che hai fatto. Giro lo schifo. Vai. Oh cavolo. Ti hai rotto le ali. No, è un disastro, ma poi è diventato marrone. La prima paletta. Ma perché? Schifo. Prova a girare il mio senza romperlo. Rompiti. Vabbè, è impossibile girarlo. Ah, no, si sta interrompendo. Che peccato. Non posso fare. Non bruciarti. Non posso fare, mi brucio. Oh, ma no, ma che meraviglia. Allora, devo dire che è un po' marroncino perché si è un po' abbrustolito. Però, di sicuro, è molto più bello del tuo. Mi sa che non ci sono proprio dubbi. Fammi togliere. Pipistrello, mi dispiace tanto, non potrai più volare. Ok, vai via adesso, pipistrello. Sembra una spugna. Noi dobbiamo disegnare altro, vai. Ok, è tutto pulito per bene. Adesso faremo capello alla strega. No, faremo tutto alla strega. Aiuto, la strega, no. Come si fa la strega? Aiuto. Bellissimo. Mi sto bruciando. No, ho sbagliato. Adesso il cappello non ci entra nell'immagine. Ok. Na. Dai, bene. Oh, ci sono quasi. Ok, ho fatto il mio cappello. Adesso faccio gli occhi. Anch'io la voglio fare verde. No, non puoi copiarmi. Sì, invece. No, mi copi sempre. Non è vero. Ma le streghe hanno gli occhiali. Ma che c'entrano gli occhiali, lui? E che ne non sono nonnine. Sono anziane. Gli faccio un brutto nasone allungato. Così. Addirittura fai pure il naso? Sì. Oh, che artista. E la bocca? E la bocca di che colore la faccio? Artista. Ok. Credo di aver fatto un sorriso storto. Sto sbagliando qualcosa. Non so come farla, sono molto indecisa. Il momento più bello, colorare. Guardate qui, basta far così. No, ho sbagliato, ma perché l'ho fatto? Non volevo. Si è rovinato tutto il naso. Che cavolo. Oh. Ok, io l'ho visto fare nei tutorial, facevano così, mettevano tutto il colorante a caso. Io le sto facendo la pelle grigia, ma esiste la pelle grigia? Non esiste. Io le faccio le orecchie a punta. Sì, effettivamente le streghe con le orecchie a punta secondo me esistono. Lui, mi sa che stavolta però ti batterò io. Non credo proprio. Cucinati. Non hai scampo, mio caro. Vedrai. Ma cosa vedrò? Ma che hai fatto un triangolo sopra una goccia grigia? E questo cos'è? Un uncino? Sono i capelli, stupido ignorante. Wow, anch'io faccio i capelli. No, non può copiare. Ragazzi, l'avete visto? Li sta copiando. Non ci avevo pensato. Faccio uguali ai tuoi. No, allora, io voglio che voi, nella vostra decisione, vi rendiate conto di questa cosa. Cara mia streghetta, sei meravigliosa. Sì, come no. La mia sarà molto più bella. E
il momento della verità. Andiamo a scoprire come ho realizzato la mia streghetta. Ci sei? Sei pronta? Aspetta, dove vai? Torna qui. 3, 2, 1. Wow! Ma cos'è? Un cowboy? Perché è diventata tutta marrone? È un cowboy. Non è un cowboy, è una strega. Fa schifo. Guarda qua. Fa schifo. Dammi la paletta. Ragazzi, volete vedere come una strega pancake? Ve la mostro. Vai col lancio, fai il lancio in aria. Ho paura di romperla. 3, 2, piano, piano, piano. No. 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 Si è bruciacchiata, si è anche rotta lui. Ma come fai a romperle tutte? Però era molto carina, aveva questa ciocchetta di qua. Secondo me indubbiamente la mia è più bella. Strega, vai, fai schifo, sembri veramente un cowboy. Ecco, l'ha messo. Ma dove stai andando? Vattene. E adesso ragazzi, ultimo round, faremo il Conte Dracula. Mamma mia. Sarà difficilissimo, ho già l'ansia. Ricordo ancora quando l'abbiamo incontrato che ce l'ha mandato quel cattivo del signoresse. Signoresse? Siamo pronti per la tua vendetta? Ti sconfiggeremo! Intanto facciamo il Conte Dracula bello brustolito. Sì? Vai Conte Dracula! Allora, con che colore inizio? Ok. Ho fatto la prima cosa. Cosa hai fatto? La testa. Aveva una bocca terribile con quei denti aguzzi. Forse sto sbagliando di nuovo tutto. No ragazzi, ho sbagliato. Non c'entra niente quello che sto facendo. Cavolo, che cavolo. Anch'io forse ho sbagliato tutto. Non so fare i denti appuntiti. Io non so fare niente e basta. Lo sapevamo che tu non sai fare niente e basta. Io non so fare la bocca con i denti. Ci somiglia una bocca con i denti aguzzi. Ma che stai combinando? Ma cos'è? Il Conte Dracula con delle labbra carnose. Sì, vabbè. Verrà uno schifo, ragazzi. Verrà uno schifo sicuramente. Questa è la tua faccia schifosa. Aveva un colorito davvero pallido. No, 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 mi è caduta una goccia in più e ha rovinato gli occhi. No! Ah! Ho fatto tre occhi, no! No, no, no! No, 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 no. Perché l'hai fatto? Era meraviglioso il mio Conte Dracula. Sì, sì. Ora ti faccio vedere che riuscirò a migliorarlo. Riuscirei a migliorarlo? Vedremo. Sì. Sì. Farò vedere io cosa so fare. Stai facendo? Gli faccio delle giganti ali da pipistrello. Ok, questo è il suo bavaro. Tu hai fatto il bavaro? Sì, ho fatto tutto. Adesso mi hai costretto a fare queste ali che non hanno senso. Ma che c'entrano le ali? Beh, mi hai distrutto tutto. Mi faccio i piedini. Anche tu hai distrutto tutto, guarda. Non è vero, io te l'ho migliorato, te l'ho arricchito. Grazie, eh. Ora, non avrà nessun tratto nel viso perché giustamente mi hai colorato tutta la faccia. Ma io non mi ricordo, il Conte Dracula aveva i capelli? Non lo so. Io sapete cosa faccio adesso? Una cosa super pazza. Che sta facendo, ragazzi? Spiegami cos'è. Non te lo dico perché poi mi copi. Aveva un ciuffo forse. Quale ciuffo? Quello sono io. Come li aveva i capelli? Non mi ricordo. Così. Sembra uno dei Beatles. Dei chi? Dei Beatles. Gli faccio le orecchie a punta. Io sto facendo praticamente una sorta di stemma. Solo che ci vorrà un'eternità per colorarlo tutto. Non hai il naso, l'ho dimenticato. Oh oh. Gli faccio anch'io il corpo. Ma è nudo forse così. Gli dovrei fare il mantello. È venuto davvero con un corpo minuscolo. Non ha senso, ragazzi. Ok, ok. Il mio Conte Dracula è finito. Ma cos'è questa cosa verde che c'è tutto attorno? È la sua aura misteriosa e da cattivo. Ok. Prestami la paletta. Devo iniziare a staccarlo prima che diventi tutto marrone a cowboy anche questo. Sono davvero curiosa di vedere come sono venuti i denti una volta che lo girerò. Io sono curiosa di vedere se mi hai distrutto il viso veramente. No, basta, dammi questa paletta. Vado a girare il tutto. Ho paura che si romperà di nuovo. Non ce la farai mai. Esatto. Gira, 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 gira. Ho bisogno di una mano. Ti do una paletta. Grazie. Distruggerà tutto, ragazzi. Lo sta per distruggere. No. Ma cos'è quella cosa? Che buon pancake. Da qui ti faccio vedere. Perché tu devi distruggere il tuo? Non lo distruggere! Ti faccio vedere io come si fanno dei veri pancake. È stato furbo, perché facendo tutto attorno, adesso non c'è il rischio che si romperà. Già, hai capito? Devo essere veloce, veloce come una lepre. Ah, da, Anche tu.
Che schifo! Era ancora cremoso! Oh, oh. No, 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 no! Ah. Ci sono quasi, ragazzi! Aiutami, Sophie, aiutami! Non ci penso proprio. Sì! No, è rimasto incollato alla paletta! Ok, questa diciamo che è la cosa migliore che siamo riusciti a fare. Siamo un disastro, specialmente la ragazza. Una sorta di... No, Conte Dracula, aspetta un attimo. Non ti distruggere, fatti vedere prima dal Team Trote. Ok, questo qui, come potete vedere, è il Conte Dracula con tre occhi. E poi ha le ali qui perché la nostra cacciofina ha dovuto distruggere il disegno. E cos'è questa cosa viola? Cos'è? Tu lo sai perché tu mi hai spruzzato tutto qui. Fallo conoscere col mio. No, 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 no. Ciao. Ciao, come state? Bene. Ma comunque, Team Trote, adesso scrivete qui sotto nei commenti qual è stato secondo voi il pancakeista più bravo. Beh, mi dispiace ammetterlo, ma sei stato veramente bravo. Anche se in realtà fanno pure schifo i miei. Però comunque sono il vincitore. Già, mi sa di sì, sicuramente erano meglio dei miei. Adesso se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale per non perdervi nessuno dei nostri video cliccando qui davanti a Sofì. Mentre se vi siete persi il video di ieri, cliccate davanti a lui. Noi vi ricordiamo di prendere tutto il nostro merchandising che trovate solo sul nostro sito originale me.it/shop. Ci vediamo domani con una nuova avventura. Ciao, ciao.